Madonna, Sant'Andrea! Sant'Andrea! È il quarto palio! Ecco, è la torre che prende la prima posizione. Sant'Andrea porta Raimondo. Sant'Andrea che gira molto largo, avanti la torre. Ma è Sant'Andrea. Sant'Andrea che sta venendo fuori molto forte. Scambio di nerbate fra Torre e Sant'Andrea. Un palio, signori, bellissimo. Un palio bellissimo. Torre e Sant'Andrea. Sant'Andrea, ma è la torre all'interno. Sembra potercela fare. Ma è la torre. La torre che va a vincere il suo primo palio con Walter Pusceddu e Nino su un palio bellissimo. Buonasera a tutti da Luca Ceccone e Amedeo Catastini. Benvenuti alla puntata conclusiva del TG Palio direttamente dal Barfiore, nostro sponsor che stasera ci preparerà una splendida cena durante i nostri discorsi sulla carriera del 19 maggio. A farci compagnia nella nostra ultima puntata abbiamo Tommaso Cei, nostro ormai opinionista di consuetudine, Benedetta Buoncristiani, Barbaresca della Contrada Massarella, Nicola Montanelli per Porta Bernarda, Roberto Zucchi, capitano della Contrada Borgonovo, Alberto Gavazzi per le botteghe e Giuseppe Gentile, vicepresidente vittorioso della Contrada Torre. Questa puntata la dedicheremo all'analisi della corsa del Palio e di tutte le sue sfaccettature. Prima di entrare nel vivo di questa nostra puntata chiediamo un giudizio generale ai nostri ospiti di come è stata la carriera del 19 maggio. Cominciamo da Tommaso. È stato un palio avvincente, diciamo, è partito prima e ha vinto, però è stata una bella corsa, e un po' una mossa un po' lunga, però è stato divertente, un bel palio. Un lotto equilibrato che si è visto anche nelle batterie. Sì, infatti meno male, tanti andavano a vincere, questa è stata una mossa soddisfacente della corsa. Forse è questo che ha reso bello il palio, il fatto che... Cioè, quando c'è due cavalli soli per la vittoria e il resto fanno massa, è un po' più difficile. Anche certo, se negli ultimi anni non si è presentata questa cosa. Benedetto, secondo te? Beh, per me è stato un palio duro, perché ovviamente ho vinto la rivale, però... cioè, oltretutto è stato un bel palio. I cavalli erano equilibrati, penso che meglio di così. Ti è piaciuto al di là della vittoria dell'avversario? Sì. Cioè, difficile dire che ti è piaciuto. Mi è piaciuta, è un valore, però se devo dire che mi è piaciuto, infatti ho detto al di là della vittoria dell'avversario. Esatto. Nicola? Sì, sicuramente condivido il fatto della bellezza del palio. Secondo me un palio, oltre che bello, molto politico, nel senso di che ha regnato una certa incertezza, sia per il livellamento dei cavalli quanto per alcune accoppiate magari non definite fino all'ultimo, e alla fine ha prevalso chi politicamente, diciamo, ha avuto la meglio, non per forza, diciamo, la migliore accoppiata, il migliore cavallo, secondo me. Roberto. Buonasera, io ritengo che sia stato uno dei pali più belli degli ultimi anni, perché è stata la mia prima esperienza, ma ho visto che tutti tiravano a vincere. Infatti l'abbiamo visto già dalle batterie, che sono state molto intense, specialmente la batteria dove si faceva parte noi. E poi nulla, secondo me ha vinto l'accoppiata meglio, che era lì al palio di Fucecchio, perché avendo visto tutto l'anno le corse della provincia, sia Varte che i cavalli suoi erano sempre stati pronti, e mi sembra che, se non ne sbaglio, sono sempre arrivati nelle prime tre posizioni delle corse che hanno fatto. Ninos credo imbattuto comunque in provincia quest'anno a Fucecchio. Sì, quest'anno sono solo primi posti per Ninos, quindi questo va a confermare comunque la forza della coppiata, certo, che aveva la torre. Perfetto. Palio. Secondo me l'aggettivo bello non ci sta, è palio. Sì, sì. Un po' estenuante, però è palio. Niente, come ha detto il mio avversario, accanto le nemiche abbiamo, siamo accanto la mattina e la sera. Comunque è stato palio, bello per questo. Peccato per il maltempo. Secondo me l'unica cosa che ci ha un po' rovinato è stato il maltempo come poi lo scorso anno. Comunque poi per il resto secondo me è stato veramente palio quest'anno. Forse, ecco, gli anni passati magari le finali ce ne sono sempre state belle, quest'anno abbiamo già visto delle batterie, soprattutto la seconda combattutissima. La seconda batteria, cioè, non se ne vedeva. Era quasi una finale. È quella, ecco, che si suol dire una pagliata. Cioè, ecco, una pagliata. Una batteria bellissima. Hanno girato all'ultima curva in quattro appaiati. Forse, non so se l'ha mai visto, no, potrebbe essere una cosa che ha
penalizzato o avvantaggiato qualcun altro. Certo. Quella svolta in 4. Comunque un bel palio. Bello. Giuseppe, da vicepresidente vittorioso è più facile dire che... Sì. Intanto voglio salutare Paolo Brotini, il mio barbaresco, che doveva essere qui al mio posto, ma a causa malattia non è potuto venire. E niente, per noi sicuramente è stato il palio più bello di sempre, perché ci ha portato il primo cencio dopo 33 anni in contrada, quindi un palio fantastico, un palio che ci ha lasciato un entusiasmo esagerato, tutta una settimana di festeggiamenti. Per quanto riguarda la corsa, anch'io penso che abbia vinto l'accoppiata più giusta, perché come tutti saprete Ninos è un cavallo che da qualche mese è a scuderia da Walter, quindi conosciutissimo da Pusheddu, e noi non abbiamo avuto nessun dubbio al momento in cui la tratta ce l'ha dato al sorteggio di montare Walter, con cui avevamo già creato un bel rapporto durante tutto l'inverno. Non ci eravamo chiusi con lui fino all'ultimo, ma al momento in cui ci è toccato Ninos, il nostro capitano ha fatto sicuramente la scelta più giusta, senza ombra di dubbio. Poi si è dimostrata vincente, assolutamente sì. Ecco, si era rimasti a parlare proprio anche con Alberto della seconda batteria, una batteria dove si è visto forse Luca una delle batterie più belle mai viste a Fucecchia, lottatissima. Il protagonista, vabbè, il negativo di questa batteria è stata Borgonovo, dove purtroppo dopo una partenza così e poi una forte rimonta comunque all'esterno, Pasteur e Alberto Riccieri non sono riusciti ad accedere alla finale. Ecco, intanto ti volevo chiedere, Roberto, te da capitano di Borgonovo, le tue impressioni su quella batteria e a chi dai le responsabilità, diciamo, di questa uscita magari un po' inaspettata? Allora, le responsabilità me le prendo io come capitano, perché avendo scelto il Fantino e tutto il mio staff, la penso così e trovo giusto che sia così. Quando sono venute fuori le batterie, le estrazioni, subito ho detto che chiunque poteva andare fuori in quella batteria lì. Un attimino di pensiero l'avevo, perché il cavallo non si sapeva, cioè era quello un pochino più inesperto del lotto. Sì, al primo anno comunque che correva il palio. Grande potenzialità, questo non si discute, però non si sapeva come si comportava, come veniva lì con il pubblico, la pressione, se la reggeva o no. Per quanto riguarda lo svolgimento della gara, è stata una gara velocissima, infatti il tempo, se non vado errato, è stato quello che ci si è impiegato meno di tutti. No, inferiore alla prima batteria di tanto. E Riccieri, come io l'ho presentato alla cena della vigilia, che avevo detto che dovesse... quella cosa in più che dava il livellamento dei cavalli, purtroppo l'ha data in meno. Questo gliel'ho detto subito anche a lui, e quando la sera l'ho portato davanti contro Aioli a spiegare cosa era successo, perché ci sono state delle piccole sfaccettature subito che si sono viste che si poteva fare qualcosa, certo, di meglio. Di più. C'era anche un discorso che noi avevamo dato degli ordini di girare sempre esterni con questo cavallo, perché aveva un problema all'anteriore destro, e quindi già anche parlando con il proprietario si era detto di questo cavallo di non fargli perdere l'azione. Io, è la partenza secondo me che è partito male, se come vedete dai firmato ha fatto il tondino all'incontro, si è trovato il suo paletto quando è entrato dentro sulla destra. Il cavallo ha avuto un rimboccone quando è entrato lì e poi non ha chiuso subito, perché la paura anche che qualcuno lo potesse alzare, no, però lui ha mantenuto quella traiettoria altissima. Nonostante tutto si è visto la forza del cavallo, perché era già terzo alla fine seconda curva comunque della quarta vernata. Forse noi abbiamo pigiato un attimino troppo a dire sempre gira largo, tieni il cavallo su, però per come l'ho vista io, per come si è parlato serenamente anche con lui, forse si poteva tentare di stringere un attimino alla curva della partenza e mettersi in terza quarta rota, avendo la Sant'Andrea sulla destra. Poi il cavallo ha ceduto, forse lui, non lo so, Riccieri è un po' così,
o ti dà tanto il bene o ti dà tanto male. Si è sempre detto comunque che le caratteristiche di Alberto sono quelle. Palio l'avete visto tutti come è andato, peccato perché insomma noi ci si credeva perlomeno di raggiungere la finale. Finale. Ecco, ci hai detto della rincorsa, comunque quella secondo me è stata un po' l'emblema della vostra batteria, perché potevate o sfruttarla comunque, quindi andare agevolmente in finale, oppure comunque mettervi un po' in difficoltà. Te avresti preferito una situazione tra canapi comunque anche prima del sorteggio, quindi prima che poi hai visto com'è andata, oppure secondo te la rincorsa poteva avvantaggiarvi e quindi non è stata così decisiva nei confronti di Pasteur, che magari non si era mai visto di rincorsa, quindi poteva, ecco, essere un po' l'incognita della vostra batteria la rincorsa? Sì, infatti non avendo mai visto Pasteur di rincorsa avevo preferito se sarà dentro canapi, che bene o male con Alberto avevo visto che il cavallo si usciva anche in seconda, terza posizione, quella progressione che ha avuto, molto probabilmente la batteria andava tutta diversa, perché con un cavallo a quella maniera poteva andare benissimo in testa e poi bisogna vedere chi è, certo, che riusciva comunque a passare. Però andando di rincorsa, poi come dicevo prima, non si può negare l'errore di Alberto Riccelli, c'è stato in quell'entrata all'incontro, come dico io, sicché certo, insomma poteva anche sfruttarla meglio. Ecco, sì. Staccandosi un attimo da Borgonovo, comunque, quindi dalla tua contrada, volevo chiederti qual era la contrada che comunque ti ha sorpreso di più in positivo e quella che invece ti aspettavi, ecco, l'accoppiata, visto che comunque è stato un palio molto equilibrato, comunque ti ha deluso un po'. Allora, una contrada che mi ha deluso, perché avendo rapporti cioè con Massimo Donatini e sapendo che condizione era misterioso, ora non c'è neanche nessuno presente della Querciola, però ecco, pensavo che qualche cosina di meglio di potesse fare, anche viste le prestazioni precedenti di misterioso ho al palio. Vissuto sì, ma quest'anno è stato anche un pochino più nascosto, però sapevo la potenzialità del cavallo e sinceramente pensavo che qualcosa in più potesse fare. La contrada, quella che ha vinto, io sapevo dall'inizio, con il rapporto che ho con Barte, quando ha fatto una provincia perfetta a tutte le corse che avete visto tutti, sempre partito in testa, gli tocca il suo cavallo. Poi Walter comunque con i propri cavalli, insomma, già da province precedenti aveva dimostrato comunque di sbagliare poco o niente. Certo, certo. Poi negli ultimi anni si vede che bene o male che parte in testa poi arriva. A Fuscecchia, sì. È così il padre nostro. Insomma, quindi ecco, un applauso ancora di più alla Torre. Perché certo, no, questo sì, sicuramente sì. Perfetto. Bene, Benedetta, invece a Massarella ha vinto l'avversaria, un palio non è andato benissimo, spiegaci un po' com'è andata. Beh, noi il palio, penso che più o meno se i cavalli sono tutti equilibrati, ogni contrada tira a vincere, quindi noi sì, ovviamente andando un occhio anche alla rivale, però abbiamo provato a vincere. Perché il cavallo si può dire che c'era, non è che era uno degli ultimi cavalli, e quindi abbiamo fatto il possibile per vincere e per fermare la rivale. Poi ovviamente è andata come andata. Beh, ecco, infatti hai anticipato perché proprio la domanda che volevo fare dopo. Ci vuole anche tanta fortuna nel palio, cioè c'è tutto il lavoro di un capitano tutto l'anno, però c'è anche il fattore fortuna, secondo me. Certo, infatti mi ha appunto anticipato la prossima domanda. Voi avete puntato più a vincere che a fermare l'avversario, questo è innegabile. Ad oggi qualche rimpianto? No, nessuno. Bene, e anche per te qual è stata la contrada che ti ha più stupito e quella che ti ha più deluso di questo palio? Secondo te? Beh, quella che mi ha più stupito è il Borgonovo. Stupita in negativo? Stupita in negativo. Quindi diciamo quella che ti ha più deluso. Esatto, perché penso che Pasteur fosse un bel cavallo. Tra l'altro era un cavallo che mi era entrato nell'occhio e non essendo neanche andata in finale mi ha un po' lasciato stupefatta. Però la contrada invece ti ha più stupito nel bene, nel diciamo. Bene? No, non ha risposta. Non ha risposta.
Beh, allora passiamo la parola a Tommaso. Parlaci invece della Raimonda, braccata per un buon tempo per tutta la finale dalla Vernante. Sì, diciamo che hanno giocato a fermare il cavallo. E praticamente chi ne ha tratto vantaggio secondo me da questa situazione, bene o male, Walter, perché era lì fermo, tranquillo, ha fatto la sua corsa. E il Chessa che ci ha giocato un po' sopra per vedere di nervosi cavalli nel mezzo. Infatti, certo, di rincorsa ha sfruttato la posizione. Sì, è stata una mossa positiva per lui e infatti se la sono giocate loro. Ecco, come si spiega che una contrada grande e importante come Porta Raimonda alla fine in finale non aveva nessuno forse dalla parte sua? Abbiamo visto anche Massarella quando la Raimonda andava a cercare una posizione bassa. Massarella ha fatto tutto per ostacolarla, ecco, si è trovato un po' solo nella finale. E non lo so, questa è stata un po' l'impressione che in tanti dicono. E secondo me, diciamo, il Caria all'inizio ha cercato di stare più tranquillo possibile, poi logicamente con la pressione addosso, insomma, un pochino, il cavallo era preparato molto bene, mi sembra che sia andato, cioè pur essendo stato un'ora e mezzo lì mai fermo. Perché poi comunque è uscito bene, è andato molto forte. Molto forte quando è partito, è stato, non lo so, forse perché Lazzari quando ha preso la mossa insomma è stato un po' inallargato leggermente e diciamo ha girato parecchio largo e ha continuato sulla sua traiettoria, che un po' più di metri l'ha fatti rispetto agli altri, però il cavallo mi sembra venuto bene, mi sembra che ci abbiano lavorato abbastanza bene e poi la lotta è stata lì davanti, insomma. Ecco, anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto prima a Roberta e a Benedetta. Chi ti ha più stupito di questo palio e chi ti ha più deluso? Stupito, diciamo, anch'io, cioè non mi aspettavo un palio così dalla Querciola. Quindi ti ha deluso? Sì, perché bene o male era un palio che non ha giocato a nessuno di loro, anche Andrea non è uscito molto bene da questo palio. Non è il palio che voleva fare, insomma, fare un palio così, insomma, non è che l'abbia fatto apposta, quindi è stata un po' negativa come cosa. E uguale loro con un cavallo del genere non si aspettavano, credo, l'eliminazione, certo. Prima eliminazione su 5 pali, misterioso mai è andato fuori in batteria, anzi sempre protagonista comunque anche, certo, anche in finale. E in positivo, senti, Walter non mi ha stupito perché... Comunque l'avevi detto anche alle puntate precedenti. Sì, però male l'outsider perché non sapevo a livello politico come si poteva muovere il capitano nuovo e lo staff nuovo, sono stati bravissimi perché bene o male Walter è stato lì tranquillo, ha preso la mossa e accanto c'aveva due persone che non hanno fatto niente per dargli noia, la rivale ha fatto la sua corsa, quindi cioè, meglio di così. E lui ha dimostrato che i cavalli che allena lui li conosce perfettamente, insomma, bene o male ha sempre dimostrato che è forte, il suo cavallo è forte. Siamo giunti al primo, questa splendida portata qui al Balfiore, io vi farei i complimenti Luca perché comunque ti ha offerto una scena splendida. Continuiamo intanto con Nicola, poi Porta Bernata. Nicola, un palio sulla difensiva quest'anno, visto anche comunque le qualità di Orafo e quelle della nemica di Notte Frimme Smai. È stata una decisione presa subito il mercoledì sera o comunque prima avete voluto valutare, ecco, quello che la sorte vi aveva consegnato? Ma diciamo che innanzitutto c'era da valutare con attenzione quello che la sorte ci aveva assegnato. Chiaramente sulla carta era uno degli ultimi cavalli, se non l'ultimo. Dall'altra parte c'era uno dei primi, se non il primo in assoluto. Di conseguenza credo che comunque in un palio una certa scelta quando hai la rivale la devi fare. Certo. Questo non vuol dire precludersi la corsa, noi non l'abbiamo fatto, non lo faremo mai. Al tempo stesso dare una priorità, sì, una priorità al proprio palio, soprattutto quando la rivale è così pericolosa da un punto di vista di cavallo, di accoppiata, perché ricordiamo che Caria, come Pusceddu di cui si è parlato fino ad ora, ha fatto una provincia ottima. E di conseguenza l'obiettivo nostro era quello, da un lato, di creare il maggior potenziale per quanto riguardava noi, perché comunque a Fucecchio c'è il discorso batteria finale,
e devi fare in modo comunque di essere di accedere alla finale. Se non te la giochi in finale diventa stai alla sorte difficile. Se sei in batteria, in che batteria, soprattutto per anche cui, quando hai la rivale, soprattutto a maggior ragione in quel caso. Quindi chiaramente dovevamo trarre il massimo dal cavallo che avevamo, e devo dire che il lavoro della stalla è stato ottimo, perché come abbiamo visto, insomma, anche in finale dopo un'estenuante mossa, comunque pur uscendo un po' male da canapi, ha galoppato più di altri. Certo. Chiaramente il valore aggiunto di questo palio, diciamo, la nota di merito principale per quanto riguarda noi è stata quella di avere un controllo sulla rivale ed evitare che vincesse Raimonda quest'anno. Secondo me è stato un traguardo eccezionale. Importante. Ecco, volevo chiederti, fin dal mercoledì sera anche noi del TG Palio si era detto che comunque se Porta Bernarda avesse montato Silvano Mulas avrebbe provato a fare il palio. In un altro caso, quindi un palio in difesa, Silvano Mulas sarebbe sceso. Invece poi, diciamo, ci ha stupito un po' tutti perché siete riusciti a convincere Silvano, cosa secondo me non facile, vista anche, insomma, le qualità e le possibilità di Silvano Mulas, a fare un palio che lo porterà anche probabilmente a una squalifica. Ecco, volevo chiedervi quanto è stato difficile convincerlo e se avevi messo comunque in conto che comunque ci sarà probabilmente una squalifica nei confronti di Silvano. Senti, innanzitutto non c'è stato da convincere Silvano, anzi forse ha dovuto lui convincere noi, fra virgolette, nel senso che il legame è forte fra lui e la contrada. E a maggior ragione di fronte a un palio difficile non ha voluto abbandonare, diciamo, la banca. Oltretutto c'era delle prove da fare, c'era un cavallo da vedere in cui lui tutto sommato non disprezzava del tutto, e quindi non abbiamo dovuto convincerlo, anche perché devo dire che nessuno di noi ha messo sin da subito sul piatto un certo tipo di ostacolo alla rivale, nel senso, l'obiettivo era porre un controllo sulla rivale, anche partendo affiancato, partendo insieme. Quello che poi si è verificato fra canapi è una cosa che è andata al di fuori delle previsioni, diciamo, sia nostre che sue. Certo, non era messo in conto comunque. Assolutamente no. Anche perché, se non sbaglio, l'azione forte di Mulas è iniziata quando ha preso un calcio dalla notte prima di smalto. Infatti, voglio dire proprio questo, che è uscito un po' dai parametri base la situazione nel momento in cui c'è stato questo calcio di notte prima di smalto, che ha colpito sia un po' il cavallo che più che altro Silvano in un piede, e in quel momento lui magari si aspettava una sorta di scusa, comunque un'occhiata di consenso da parte di Caria, invece ha quasi dimostrato a suo dire di averla cercata questa provocazione. Anche se non fai sulle immagini che dopo il calcio Caria sorride. Sì, infatti oltretutto, insomma, già aveva calciato in batteria il cavallo, per cui notti che comunque non ci aveva abituato. Non aveva mai calciato. No, fino a quest'anno no. In batteria si è visto questo calcio che ha dato a Massarena. Sì, però correggetemi se sbaglio, in batteria è stato un calcio unico, comunque una cosa che può succedere. Sì, sì, invece me, in finale è stata a qualsiasi cavallo. Sì, in finale è stato abbastanza sistematico, e anche la ricerca, diciamo, di mettere il posteriore verso il nostro cavallo era abbastanza palese. Di conseguenza il nostro Fantino ha, diciamo, reagito a queste provocazioni. Si è creata una situazione per cui, secondo me, al di là delle nervate che ci sono state, non è stata preclusa la mossa a nessuno in quel frangente lì. Tra l'altro, le prime nervate sono state in un momento in cui non erano ancora tutte tagliate. Anche perché comunque poi con l'andare del tempo comunque la cosa, diciamo, che si è un po' tranquillizzata, o quantomeno comunque sicuramente. Le nervate hanno avuto fine a se stesso nei primi minuti di mossa. Sono finite lì nel momento in cui c'è stato questo screzio, sono venuto anche fuori da canapi. E per quanto riguarda, in questo senso, facevi riferimento alla squalifica, proprio per questi motivi non la vedo, tra l'altro, così scontata, perché non si parla del regolamento di ostacolare la mossa, di cercare di, nel caso chiaramente, nel bar, prendere le redini o disarcinare, cose che non sono avvenute. Chiaramente ci sono state le nervate reciproche, dovute, ripeto, a una provocazione. Per quanto riguarda la squalifica, vedendo anche i richiami che ha dato Piccolotti, tra cui a noi ne ha dato uno solo, sì. Ne ha dati due a Caria, non la vedo così scontata. Almeno, ecco, quindi insomma, aspetti a dire che comunque io aspetterei che Silvano Mulas sulla carta l'ostacolo alla mossa
in sé per sé l'ha dato di più Caria, stando circa mezz'ora davanti alla rincorsa, piuttosto che Bernarda, che a parte le prime fasi poi si è messa abbastanza allineata. Sì, sì, certo. Ecco, ti faccio anche a te la domanda come a tutti: qual è la contrada che secondo te ti ha stupito, comunque ti aspettavi meno, e quale invece quella che ti ha un po' deluso, quella che ti aspettavi un palio diverso? Ma senti, si dice male, prima di tutto insomma siamo nell'ambito, siamo tra virgolette colleghi, sicuramente chi esce in batteria in questo caso, non essendoci dei cavalli nettamente inferiori, chi usciva in batteria comunque una nota di demerito ce l'aveva forzatamente. Ora Sampirino magari è stato un po' più sfortunato che certo. La nota di merito, quindi la cosa scontata è questa: la nota di merito ovviamente va a chi ha vinto, chi vince ha sempre ragione, ed è la contrada che ha fatto il miglior palio. D'altro canto credo che la contrada che, se deve avere una nota di demerito, sarà anche la mia rivale, però secondo me Porta Raimonda aveva un calcio di rigore, come si dice, poteva avere un calcio di rigore, poi per varie situazioni non solo dovute a Porta Bernarda, ma come facevo riferimento nel primo intervento, a una situazione politica abbastanza avversa in finale, non è riuscita a vincere il palio. Però con questo cavallo, per come è andato, perché è andato credo come non mai questo cavallo, sia in batteria che in finale, sì, sì. No, non potevano non vincere. Si era già parlato di un Notti preparato, cioè si sa. Sì, devo dire che alle corse precedenti, alti e bassi, sì. Per cui diciamo che anche noi lo temevamo, ma l'abbiamo temuto soprattutto dopo aver visto la batteria che ha fatto il giorno del palio, ecco. Ecco, Tommaso, vuoi rispondere a quello che diceva Nicola? No, giustamente Nicola ha fatto la sua analisi, ora che alla fine il Mulas sia stato sfavorito dal comportamento del Caria mi sembra un po' eccessivo. Io c'ho la mia, ognuno c'ha la sua, cioè nel senso, bene o male, non è, io penso che un tipo di palio del genere è premeditato, e forse a vedere com'è andato il cavallo, cioè forse se lo potevano anche lottare, quindi hanno scelto questa politica credo dall'inizio. Poi è una mia opinione, però certo, come Nicola ha espresso la sua, certo, cioè mi sembra un po' eccessiva, insomma, che sia, io penso che la squalifica se la meriti Mulas, come secondo me se la dovrebbe meritare anche Micheli, perché ecco, quello è un altro punto. Io non ricordo Amedeo come recita il regolamento, però penso che fra i canapi azioni del genere non si possono fare, a memoria mia. Io penso però che, non so, dimmi se sbaglio, che la squalifica di Micheli va di molto in base a se ci sarà o no un ricorso da Porta Raimonda. Non mi ricordo, perché il regolamento è stato modificato varie volte, ecco, su questo ora argomento, non ho la certezza, però le voci ci sfugge. Mi sono, cioè, ci vorrei non è così. Ora Nicola, dimmi se sbaglio, se ecco, stavo aggiungendo anche qualcosa Alberto. Sì, siamo in microfono. Gavazzi. Sì, 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 Gavazzi. Anche perché facciamo una fantastica, no, ci mangiano mangia tutti noi. Forza il piatto. Ci ha mangiato anche il tavolino, Gavazzi. No, dicevo, e ci vorrà ricorsi per dare la squalifica. Cioè, secondo me, ecco, dovrebbe mettere nel referto il Mossieri. Però qualora non l'abbia messo nel referto, può avvenire anche senza il ricorso, Alberto, secondo te? Oppure... questo dipende dal nostro CDA. Dal CDA comunque, va dipende comunque CDA, in base al CDA. Nonostante ci sia o non ci sia il ricorso da parte di Porta Raimonda. Perfetto. Secondo me sono da squalifica tutti e tre. Secondo te sono da squalifica sia Mulas, Caria che Micheli. Però quale il prossimo anno sarebbe io, difficile con la mia, Poi... giustamente non si va, si monta noi. Io dicevo che innanzitutto conta il verbale del mossiere, di conseguenza anche se c'è un reclamo, però deve essere avallato da quello che c'è scritto nel verbale, perché il mossiere richiami per le nerbate non ne ha fatti, non ne ha dati. Quindi no. Le ha dati perché i fantini non stavano nelle rispettive posizioni. Non ha richiamato il Micheli, a mio modo di vedere chiamare disarcionamento quello che ha fatto il Micheli mi sembra un attimino eccessivo, perché è più una difesa della posizione, un pochino lo strattona, però non è mentre i cavalli, cioè non ha pregiudicato la mossa, anche perché è caduto poi per uno scatto del cavallo, si è sbilanciato, cioè la mossa non era in fase di uscita da canapi,
Cioè, io la vedo così. A me mi trovi d'accordo, però cioè, non vorrei cadere nel fatto di creare un precedente, perché qualora non venga squalificato Micheli, i prossimi anni qualsiasi fantino disarciona tra i canapi, un fantino non nel momento della mossa, non è, non è squalificabile. Allora oggi il discorso delle nemiche diventa ampio, perché se io chiappo e tiro di sotto il fantino della mia nemica, però dice non si parte, sì, ho capito che non si parte, ma metti che sgancia il canapo, il cavallo, cioè il cavallo è scosso. Una alla fine, cosa cioè, di cui sono sicuro è che comunque bisogna ragionarci posto, bene, secondo me. Se viene verbalizzato dal Mossiere, sicuramente c'è l'ammonizione per il fantino. Quello sì, però per io... il cambio di posizione sì. Cioè, infatti, se uno ha due richiami più c'è il cambio di posizione, scatta la squalifica. Scatta la squalifica. Micheli non ha avuto richiami, io ripeto, la mia opinione, poi giustamente ognuno ha la sua, non mi sembra neanche un vero e proprio disarcionamento, cioè non è che l'ha preso da giù e l'ha tirato giù, ha alzato il braccio per difendere la posizione, lui ha insistito, è rimasto un po' agganciato per il braccio, poi l'ha lasciato e ha perso quasi l'equilibrio perché anche il cavallo gli è andato indietro. Io non mi sento un disagionamento così volontario. Ecco, diamo la parola a Benedetta, che sta parlando della sua contrada. Scusate, mi sento leggermente chiamata in causa, però io la penso esattamente come la Nicola. Io penso che Alessio non l'ha assolutamente né strattonato né fatto apposta. Il Caria è... Ha cercato la posizione, ovviamente non è che noi siamo stati lì a guardarlo e dire sì, bravo, resta nella mia posizione. E ovviamente lui ha fatto di tutto per difendere la sua posizione, ha allargato leggermente il braccio e Caria ha perso l'equilibrio. Quindi io non la vedo proprio da cioè io non penso che sia la squalifica. E non la vedo così. Io, Benedetta, mi trovi d'accordo, però è vero che senz'altro Alessio Micheli non l'ha fatto apposta, cioè non penso avesse motivo di tirarlo di sotto, però ho notato anche che precedentemente, prima di Francesco Caria, quindi prima di Porta Raimonda, il Samo aveva provato a prendere la prima posizione, dimmi se sbaglio Luca. Sì, non c'è stata un'azione no, forte. No, assolutamente, Alessio Micheli si è... ha messo la frusta di traverso, neanche come tanto. Inizialmente ha fatto con Caria, ecco, neanche tanto, però non si è permesso assolutamente di insomma. Beh, ecco, sai, io cioè io non so quello a livello strategico, però c'è stata una diversità di comportamento, mezzo di mossa chiaramente, sì no, il nervosismo avrà influito, però ecco, anche il Samu, sottolineo che ha provato a mettersi al primo posto sempre, senza ricevere un trattamento. No, ditemi, non lo so, se è un'idea. No, sicuramente... hai ragione, per me hai ragione. Poi ecco. Sicuramente magari l'azienda avrà magari più rispetto. Vabbè, ora io non volevo parlare di rispetto, chiaro, però, cioè, sottolineavo il comportamento diverso. Beh, che difende... Io devo anche sottolineare una cosa, che in batteria il Caria, insomma, non è che ci ha proprio lasciati stare, ci ha abbastanza, quindi penso che... No, ma io, no, cioè, io non do colpa al Micheli, anzi il Micheli avrà avuto i suoi motivi più che giusti, però ecco, ci tenevo comunque a dire che non è stato l'unico al cambio a tentare di entrare al primo posto. C'è stato un momento che c'è stato Capiano, se non sbaglio, che si sono invertiti. Sì, sì. Un momento il Samo è andato al primo posto, quella del Caria secondo me è stata più eclatante per quello che è successo, perché Micheli ha difeso la posizione in una maniera fortissima, ecco, tutto lì. Per il resto, se volevo continuare con Alberto, le botteghe ha avuto un palio secondo me molto particolare, perché si veniva parecchio. Si veniva dall'euforia, comunque, dimmi se sbaglio, del mercoledì sera quando in sorte Plutarco De Bornoz. Euforia sì, ma fino a un certo punto, perché la nemica comunque era diciamo, da palio. Sulla carta di là c'era un cavallo, un signor cavallo, però lo addirittura stesso... noi l'avevamo scartato nella scelta perché ci sembrava troppo superiore, ecco, quindi comunque un primissimo ci sembrava cavallo. Premetto, ci sembrava. Comunque Plutarco aveva dava certe garanzie perché era un cavallo che aveva corso bene l'anno scorso essendo un cavallo giovane, conosceva e il poteva darci quel qualcosa in più, ecco, solo che la preoccupazione cioè il venerdì o comunque dopo noi chiaramente l'abbiamo saputo dopo il palio, c'è stato questo discorso che guarda le botteghe non era d'accordo, c'è stato non so. Un problemino diciamo. Noi il giovedì sera, quando si seppe che non si fece la prova, andammo a muovere il cavallo, come tutti facevano come... il venerdì mattina. Certo. Noi si trovò una pista il venerdì sera, provavamo il cavallo. E il venerdì mattina, come tutte le mattine, facciamo l'analisi del sangue e c'era una defaianza nel sangue, diciamo, una malattia che si chiama piroplasmosi, che aggredisce il sangue e sfoga in modo, come si dice...
all'improvviso, via. Sì, sì, quindi, cioè, non è visibile prima del mercoledì. Non è visibile prima della sfociatura, diciamo, tra virgolette, sfociatura, sì, chiamavano principale. E quindi, niente, non avevamo informato neanche la contrada, perché giustamente ci sembrava giusto fare, svolgere tutto regolarmente. Quando hai 500 persone a cena non ti puoi alzare e dire, ragazzi, domani anche se non si va è uguale. È difficile comunque. Cioè, noi abbiamo cercato col veterinario di tamponare questa cosa, ecco. E parzialmente ci siamo riusciti. Ecco, io la domanda mi sorge spontanea, Alberto. Una contrada come voi il venerdì sera vi accorgete, come mi hai appena detto, non di non essere da corsa, per essere chiaro. Comunque sì, di avere, che c'era delle difficoltà. Ecco, di avere delle difficoltà enormi. A questo punto, con Borgonovo da palio, perché comunque non guardiamo poi com'è andata, non era, cioè, la monta di Sebastiano Murtas mi sorge un po' difficile, perché a quel punto lì un palio in difesa sarebbe stato, cioè, la sarebbe prima... stato un palio in difesa. Sebastiano ha saputo quasi immediatamente del discorso, del problema che aveva il cavallo. Ecco, capito, quello volevo chiederti là. E lui ha deciso di rimanere di comune accordo con la dirigenza della contrada, col capitano, e sarebbe stato disposto anche a fare un palio sulla rivale. Ecco, perché, quindi, ecco, perché quale... noi premettiamo che noi il palio sulla rivale prima cerchiamo di farlo strategicamente, se non ci si arriva si va con la forza, certo, come penso che facciano tutti, gran come parte penso delle... avesse fatto lui se fosse diverse. Stato la situazione contraria, e quindi di comune accordo abbiamo deciso di andare così. E poi un'altra cosa comunque ti volevo chiederti, Plutarco, comunque nonostante le condizioni non bellissime, le definisco così ora per non scendere in particolari, che non mi piace a livello fisico, non, anche perché non ne sono a conoscenza, però ha dimostrato una batteria. Io ho visto dei punti dove stava affiancando Ninos. Spesso poco, se l'è giocata con Ninos, anche perché gli altri, insomma, diciamo, sì, erano staccati, certo. San Pierino caduto, sì, una batteria, diciamo, agevolata un po'. Comunque. La Querciola che non ha stupito, si capisce, tutti. Ha stupito tutti. È ritornato su bene, ci ho voluto un pochino per farlo urinare, però comunque sembrava, ecco, penso che forse avremmo potuto fare qualcosa se si partiva nel primo quarto d'ora. Ecco, ha sofferto. Sì, molto. Dopo il primo quarto d'ora Sebastiano ci ha guardato e ci ha fatto, ragazzi, si parte, ma no, si va. Infatti, se ti ricordi la prova del venerdì, se ti ricordi la prova nostra, giù il canapo, il cavallo, tre passi. Comunque, ora, se non mi sbaglio, il venerdì rimase col canapo quasi nelle gambe. Sì, però la morsa l'ho preso sull'avambraccio, quindi non... Sì, sì, non però riuscì comunque... La morsa, ecco, anche se guardi la finale, prima a muovere lui, Ecco, quindi comunque... Cioè, quindi grande merito a Sebastiano, grande merito al cavallo, però... Un palio positivo, secondo te? Secondo me è un palio positivo per l'eliminazione della rivale. Perché, se, cioè, a nostro parere, quando mercoledì arrivò Cavalli, noi, prima di tirare a vincere, si tirava a fermare loro. Certo. Nonostante se avessi Plutarco? Nonostante avevamo Plutarco. Perché, cioè, te Big, Fantino Big, saresti venuto a montare le botteghe col rischio di prendere la purga? No, assolutamente. Quindi abbiamo cercato di trovare una monta che sì, era già nell'aria, lo infatti seguivamo. Sì. Si parlava di mercoledì sera. Che potesse fare la doppia funzione. Quanto è stata vera la voce del Bruschelli che doveva montare la prova il giovedì, che poi è saltata? Il giovedì era già alle botteghe per fare la prova. Ah, quindi è vero. Avrebbe, avrebbe provato il cavallo, e lui già ha provato il succotto, giubba e pantaloni. Le scarpe le aveva portate lui, perché... E niente, avrebbe fatto la prova del giovedì per provare il cavallo. E qualche contrario aveva anche le scarpe. E evidente, sì, punta a cappiano e Sant'Andrea, scusa. Se il cavallo gli fosse piaciuto e ci fosse stata la possibilità di vincere, forse Gigi avrebbe anche montato. Però la mano sul fuoco non ce la metto. Certo. Giovedì comunque era le botteghe per fare la prova. Poi è uscito quel problema. Una prova saltata, fatta lo stesso, però da solo, senza canapo, quindi... Sì, comunque c'è una bella differenza. Abbiamo optato per una monta che potesse fare il doppio servizio. Poi, insomma, parliamoci chiaro, dei giovani emergenti, Sebastiano è uno assolutamente, dei più forti, no, forse quello che si è messo più in mostra anche nel palio di Siena... In piazza del campo. Però non so quanto poteva agire in maniera difensiva, era questo il mio dubbio, perché comunque di solito si è sempre visto Fantini esperti. Lui l'avrebbe fatto. Però non è capitata l'occasione. È difficile. Fondamentalmente è andata bene così, anche perché, insomma,
grazie a lui quest'anno abbiamo ritrovato una rivale. Perché, certo. Perché prima secondo me non erano a livello, all'altezza, ma non in buca, ti parlo proprio come contrada. Di strategia, di... No, proprio come contrada ti dico io. Quest'anno si è visto una contrada, indipendentemente da come sia andata, i vari sfottò, i vari screzzi, però si è visto una contrada. Ecco Roberto, visto che comunque stiamo parlando delle nemiche, volevo chiedere se anche te avevi notato la differenza tra Plutarco e Pasteur o se secondo te li mettevi alla pari se non Plutarco superiore? Allora, al di là di quello che si è detto di Pasteur, io dico la mia, secondo me se è un attimino sopravvalutato a Fucecchio. Io la sera, forse da qualche filmato si vede che ho anche festeggiato quando è venuto fuori Pasteur, perché bene o male dei cavalli, dei primi quattro cavalli ce l'avevo messo dentro, però avrei preferito il loro cavallo, ecco, per l'esperienza, perché un cavallo che negli ultimi due anni è sempre stato lì nelle prime tre posizioni, un cavallo che si sapeva che benissimo non subiva stress di stalla e un cavallo che si sapeva che nella finale c'era, avrei preferito. Quindi a posizioni inverse, Plutarco a Borgonovo e Pasteur alle botteghe, il tuo padre non sarebbe stato in difesa con Plutarco di Borgonovo? Assolutamente no. Io, come ho detto alle interviste che mi avete fatto all'inizio, quando avete presentato le contrade, già lì avevo detto un pochino l'idea nostra, che avevamo bisogno di credere su quello che si faceva e che si sarebbe fatto un palio esclusivamente da noi, senza aspettare il mercoledì che qualcuno ci decidesse quale fantino mette sopra. Io il palio mirava a farmelo da me e avevo detto che se c'era una possibilità di andare a vincerlo l'avrei sfruttata. Certo, perfetto. Ecco, Alberto, continuiamo con te. Qual è stata, una domanda che si è fatta a tutti, la contrada che ti ha più deluso e quella che ti ha più stupito? Deluso sarebbe troppo facile dire Borgonovo. L'alternativa? Cioè, è normale, no? Ma ora, senza prendersi in giro, io dico, parlo sinceramente, i giornali lo davano favorito, tutti noi, certo. Tutti noi si dava favorito. Noi avevamo paura di prendere una purga quest'anno. C'è, ma detto lui no. Ma c'è un caso a parte. Cioè, noi avevamo veramente paura quest'anno di prendere una purga che non finiva più. Io soprattutto con il rapporto che c'è fra me e Roberto, ho detto passo un anno, roba da mano. Sarebbe troppo facile di Borgonovo. Da quel ciola lo stesso, sì, va bene, misterioso, un cavallo che si è sempre piazzato. Ma secondo me Andrea Mari voleva far bene, è stata la situazione che secondo me l'ha secondo penalizzato. Me anche molta sfortuna. Molta sfortuna, alla la situazione. È rimasto... La situazione. A me, vi dico la verità, nelle batterie mi ha deluso veramente Gingillo. Cioè la Ferruzza, no Gingillo. Perché con Moresu, almeno la batteria, ci deve andare in finale. Una corsa ce l'ha nelle gambe e si è visto. Secondo me mi ha un po' deluso, perché poi si è messo un quarta rota lassù. Molto probabilmente... Forse è un errore da principiante, anche quello di mettersi largo. Secondo me non è un errore da principiante, perché sulle tre mosse false mi sembra la seconda batteria. Sì, 2/3 comunque. Le tre mosse false, Albertino l'ha lasciato tre volte lì. Ovvero? Mi sbaglio? No, non ti sbaglio. Non so se c'erano accordi con l'avversaria. La prima mossa falsa è creata anche, c'erano due contrarie girate. Però l'ultima, io ho visto una fotografia che... La Ferruzza è ferma lì e non lo so se abbia voluto rendergli qualcosa e si è apparigliato con gli altri per non farlo passare, però con un cavallo come Moresu secondo me la finale, fermo restando che la batteria era una finale, poteva farcela, perché quello è un cavallo che parte a palla di cannone, si è visto tutto l'anno, sì sì, è sempre partito davanti. Chi mi ha meravigliato Porta Bernarda. Non la davi nemmeno in finale? No, non è che non la davo in finale. Secondo me ha fatto un palio perfetto. Ora, non è perché c'è Nicola qui, però una contrada che parte per controllare, come ha detto lui, l'avversaria, e l'avversaria che la va a controllare, vuol dire che ha un fantino che ha fatto una pressione sia psicologica, perché io ai box non ho mai visto due domeniche fa Silvano Mulas a ridere, era concentratissimo, una grande diligenza che ha saputo come muoversi e secondo me ha fatto un palo perfetto.
Ecco, ti interrompo perché quando ti hai parlato della sfortuna della Querciola, Nicola ha un po' storto la bocca. No. Vuoi aggiungere qualcosa? No. Ora ho storto la bocca perché non mi sembra sia stata particolarmente sfortunata, diciamo. Non so bene come sia andata, la corsa in sé. Devo dire che effettivamente non sembra neanche aver galoppato più di tanto, quindi difficile dare una responsabilità. Si sa, quando un palio va male così, va male, è andata male a 360 gradi, sta alla Fantina dirigenza, non mi sembra poi di doverlo addebitare la sfortuna, ecco, l'andamento del palio da Querciola, però poi magari ci ha influito anche quella, ecco. No, volevo fare una battuta a Gavazzi, lo ringrazio della votazione del palio della Bernarda, magari una battuta, visto il palio che ha fatto Gigi a Legnano, poteva essere lui indicato a mancare Borgonò. Ripeto, è una battuta, prendiamo quello che è. Ecco, io Luca teneva a dire che nessuno dei presenti ha detto, comunque, quando si è parlato delle contrade deludenti, ha parlato di Massarella. Sì. Ah, ecco. Grazie, ha finito il piatto, no. L'occasione. Perché non è stato deludente. Io fossi il contrario di Massarella, adesso Micheli non lo porterei in trionfo, purtroppo ha vinto la Torre, ma un mezzo busto io lo farei. Io sinceramente... Si è parlato di anzi della presa di posizione, e ha dimostrato davvero attaccamento alla giubba della contrada. Io mi sarei aspettato forse, io... ecco, facciamo parlare mi sarei aspettato perché... un po' più di ostruzionismo anche nei nostri confronti. Ora stasera voglio fare della cavalleria perché è l'unica donna presente qui con noi e mi sembra che la nostra cavalleria c'è stata anche domenica in buca, perché ci siamo preoccupati solo di correre il nostro palio e di vincerlo. Questo è avvenuto dopo che ci siamo resi conto che avevamo il binomio giusto e tutte le carte in regola per poter arrivare primi a questo palio. Però obiettivamente o loro si sentivano troppo sicuri di poter essere da corsa e quindi hanno scelto la stessa strategia che abbiamo scelto noi, oppure qualcosa forse potevano tentare. Credo che insomma non hanno fatto niente o ben poco per farci partire primi e arrivare primi al traguardo, perché Walter, tutti sapete, è un partente, quando mette la testa davanti al canapo la mette per partire per primo, tant'è vero che è riuscito anche a cadere forzando la mossa due volte, durante... no, anche in batteria ha rischiato, ha rischiato perché sì. Lui forza sempre la mossa, l'avete visto, una volta è un partente. Ricollegandomi a questo, siccome ho sentito anche delle critiche fatte al mossiere perché sembra non aver gestito bene una mossa così estenuante e così ricca di screzi fra le contrade, fra Bernarda e Raimonda. Infatti dopo toccheremo anche l'argomento. Secondo me alla fine ha tenuto botta, nel senso che è riuscito a dare le possibilità anche a quelle contrade che erano state ferme senza danneggiare nessuno, certo. Perché altrimenti sarebbe potuto succedere che magari qualcuno poteva essere penalizzato. Invece la mossa alla fine è stata quella giusta e a noi ci ha permesso di vincere. Quindi anche se è durata più di un'ora e 40, è stato secondo me gestito bene da parte del mossiere. Ecco. Per quanto riguarda noi, non credo che insomma ci sia da eccepire niente sulla vittoria di Pusceddu, perché ha vinto la batteria in mano. La finale è partito primo, è riuscito a rintuzzare gli attacchi di Sant'Andrea benissimo anche sull'ultima curva, quindi credo insomma, anche se noi quel cavallo lì lo abbiamo preso volentieri, ma vi devo svelare una piccola indiscrezione che era uscita alle previsite. Sembra che questo cavallo non fosse stato visto di grandissimo occhio dai veterinari. E poi alla fine, quando è stato invece dato a noi la sera dopo la tratta, ce lo siamo portati in stalla e il nostro veterinario ha detto: questo cavallo è in condizioni ottime. Ma infatti per quanto mi riguarda, Luca, e anch'io, come ha detto Alberto, il Micheli ha fatto un palio perfetto, perché però secondo me, Luca, non si può, te nemica, non guardare Ninos e Walter Pusceddu. Per puoi me l'errore è, cioè, chi mi conosce sa che io sono un estimatore grandissimo di Alildo Boschi e penso sia il capitano più sfortunato di Fucecchio, perché in tre anni la Torre ha avuto comunque, se non sbaglio, Manioca, Notti Frimmesmai, Ninos, cioè i migliori tre
però se te sei al primo posto e Nino sconvolge il Puccetto e è al terzo, per me un occhio o qualcosa di più gli va dato. Io questo è l'appunto che... Benedetta al posto. Allora, io sono pienamente d'accordo con i Gavazzi per quanto riguarda Alessio. Sì, sì, ma penso che abbia, in batteria abbia fatto un miracolo, perché era ultimo, è stato ultimo fino alla curva della finale. Mossa. E al che, quando io l'ho visto entrare tra Ferruzzo e Borgonovo, ho detto vai, ora rischio l'infarto. Esatto. Poi per fortuna è passato come quarto e ho tirato un sospiro di sollievo, però penso che abbia fatto l'impossibile, veramente. Per quanto riguarda la finale e la torre, io ho la mia opinione personale. Penso che io, ripeto, sono pienamente d'accordo con la mia dirigenza e avrei fatto tutto quello che ha fatto la mia dirigenza, anche perché se si pensa di andare a ostacolare la rivale, forse partire dal presupposto di vincere, di avere un cavallo per vincere, non vi posso dire se era sbagliato o no, perché io sono convinta che se dava una mossa buona la seconda mossa in cui siamo partiti prima tra canapi, ce la giocavamo. Però sempre ostacolare la rivale, secondo me, poteva portare a un, diciamo, un dislivello di tutte e due le contrarie, perché si poteva non vincere nessuno delle due, però rimanere con il rimorso di dire sì, io potevo andare a vincere e vincere. No, io non posso darti ragione, ti dico la verità, perché per me... io capisco in parte la dirigenza di Massarella, perché comunque ha avuto nelle annate precedenti sempre la stessa storia, la torre da corsa, esatto, gli ultimi cavalli per Massarella, quindi arrivi al terzo anno da capitano. Io penso che... E quella cosa secondo me ha influito, il fatto di dire non posso mai correre il palio per vincere, allora però sottovalutare Ninos e Walter Pusceddu... È un grosso rischio, secondo me, che sia un po' sottovalutando Oscar Sauro. Io non penso che sia stato uno dei dodicesimi cavalli. Per me, io uno dei... Dall'altro anche lui, per me... pareri contrastanti. No, vabbè, è solo uno scambio di opinioni. Diamo ora la parola a Giuseppe. Ecco, Giuseppe, raccontaci non come è arrivata la vittoria, perché ormai ce l'hai detto. Cosa hai provato in quei momenti? Beh, è stata un'emozione indescrivibile, perché... vincere dopo 33 anni e scrollarsi di dosso questa di Cenerentola del Palio di Fucecchio è forse una botta di vita per tutti i contradaioli torrigiani. Io fra l'altro vengo da esperienze di palio fin da quando ero bambino, perché ormai ho 41 anni, e a periodi alterni sono stato più o meno impegnato attivamente in contrada, e quest'anno vincere con una nuova dirigenza, un nuovo capitano, una nuova aria che si respira in contrada è sicuramente una manna dal cielo, perché a questo punto non ci può che far bene per rifondare ancora di più quello che abbiamo cercato di fare da settembre a questa parte. L'emozione è stata unica quando siamo arrivati in Piazza La Torre col cavallo e col fantino. Ecco, io una piazza gremita e congestionata dal traffico, mai gente vista, che urlava, veramente un ingorgo di gente in piazza, non l'avevo mai vista. Poi abbiamo festeggiato il fantino, siamo andati in chiesa, abbiamo fatto cori, abbiamo portato il cavallo alla stalla, è stato veramente emozionante. È stata emozionante tutta la serata che è venuta dopo, perché insomma, grazie alle donne che si sono date subito da fare, abbiamo organizzato una cena che lampo poteva essere miracolosa con quello che era successo la sera prima, perché avevamo avuto una vigilia fantastica, 320 persone, una cosa nuova, impreparati forse no, perché ci siamo riusciti poi alla impreparati nemmeno alla sconfitta come sempre, preparati alla vittoria quest'anno. Verissimo. Perché abbiamo lavorato veramente bene, io personalmente ho seguito anche il gruppo stalla, ho seguito il capitano, abbiamo avuto contatti di ogni tipo, non c'eravamo, come vi ho detto, chiusi con nessuna monta, e poi abbiamo scelto la monta più giusta, perché Walter fin da subito ci ha dimostrato di essere uno che aveva una voglia di correre e di vincere quest'anno che si percepiva solamente sentendolo parlare. L'abbiamo conosciuto e quando l'abbiamo portato in contrada è stato accolto in maniera entusiasmante anche dai ragazzi.
Qualcuno mi ha detto: ma questo Fantino sembra un torrigiano, e veramente, cioè, è stato, sono stati 4-5 giorni in cui siamo stati insieme con tutto il gruppo stalla, con il veterinario, con il maniscalco, che hanno fatto un lavoro fantastico. Sono stati 4 giorni veramente belli, a prescindere da quello che poi è successo, certo, dopo, perché sarebbero stati belli e emozionanti comunque, perché uno se li porta però nel ricordo. questo modo è l'apoteosi, è veramente, certo, emozionante. Ti chiedo anche a te, come abbiamo chiesto a tutti gli altri ospiti, escludendo la Torre chiaramente, che la contrada più sorprendente, mi sembra scontato dirlo visto la vittoria, quali sono le due contrade, quella che ti ha sorpreso di più e quella che ti ha deluso invece di più? Partirei dalle delusioni, che sono sicuramente Borgonovo e Querciola, ma credo che non c'entri niente la dirigenza, non c'entri niente, è semplicemente stata una gestione sbagliata della monta per quanto riguarda la corsa, secondo me. Poi io non sono un tecnico di palio, forse avrebbe risposto meglio il Barbaresco. Per quanto riguarda la sorpresa, se non posso fare il nome della mia contrada, non posso che dire Bernarda, perché ha fatto un palio di ostruzione nei confronti della sua rivale in maniera perfetta, a prescindere da poi tutte le polemiche che verranno sul regolamento. E forse ha agevolato un po' anche la vittoria della Torre. Noi l'abbiamo sfruttata in maniera eccelsa, secondo me, perché siamo stati lì buoni a aspettare il momento giusto, e come ti dicevo anche prima, non ci ha danneggiato nemmeno la caduta di Walter, perché Vircolotti poi ci ha dato le possibilità di partire nelle migliori delle condizioni con una mossa, secondo me, assolutamente perfetta. Bene, continuiamo la nostra puntata con questa seconda puntata, queste tartine del Barfiore, che ringraziamo ancora una volta. Speciali. E ora diamo un voto alle 12 contrade ed un brevissimo giudizio. Ovviamente vi verrà chiesto, come ho detto, il voto e il giudizio, e per ognuno di voi verrà dato il voto, non per le vostre contrade e nemmeno per le avversarie. Quindi partiamo da Tommaso. Borgonovo, state il microfono. Borgonovo, un palio negativo, quindi 4. Botteghe 6 stremizzito. Poi, cioè, la sfortuna a sentire il Gavazzi, insomma, è stata da padrona, quindi. Ferruzza 4, poteva fare di più secondo me. Querciola 4, io meno di 4 non do in generale, quindi 4 per l'insufficienza piena è 4. Sì, poi, cioè, voglio dire, professore Bo. No, sì. Perché sotto non ci sono mandato neanche io, quindi. Samo 7,5, cioè ha fatto un buon palio, insomma. È arrivato lì, secondo me la serie ha dato tutto quello che poteva dare, insomma, un cavallo giovane, ha fatto un buonissimo palio, insomma. San Pierino secondo me senza voto, perché insomma è stato penalizzato. Sant'Andrea 8, ha fatto il suo palio e è andato vicino alla vittoria, e secondo me poteva fare anche un po' di più chiesa a quel punto, però insomma, buon palio. Torre 10, chi vince più di 10 non so, ci può essere 10 lode? Sì, no, la lode non la dà, lode non la do. Benedetta, Borgonovo. Borgonovo 4, anch'io penso che potesse fare di più. Botteghe 5. Beh, non è stato, però. Ti aspettavi di più delle botteghe? Sì. Cappiano io gli darei un 6, penso che abbia fatto il suo e che. Guarda, ha paura di una reazione. No, perché sono fatica. No, va bene. Le scuole insieme hanno. Il banco insieme. Ha... Si confrontano anche a scuola, ma. Ferruzza. Scusate. Ferruzza io gli darei un 4, perché io pensavo che potesse fare di più, invece mi ha lasciato senza parole. Pensavo che Gingillo
montasse il cavallo perché avesse per lui delle buone potenzialità. Invece ho stupito veramente averlo visto andare fuori in batteria. Porta Bernarda 6, 6 e mezzo, perché ha fatto il suo monta, ha fatto il suo palio. Dai, diamo un 7 perché. Perché Montanelli aveva storto il viso, eh! No, 7 mi mangia tanto! Cazzo. Cazzi mangia! Porta Raimonda. Porta Raimonda, ti dico la verità, non mi è piaciuta, però. Sai, sono... Qui c'è il conflitto con okay. Sei in mezzo a due fuochi. No. Non mi è piaciuta perché l'ho vista dare più noia alle altre contrarie, Bernarda e Massarella, che pensare a fare il palio. Però sai, sono opinioni. Sono opinioni, certo. Scusi. Questo. Quirciola c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma io non mi fa problemi, ma ti devo dire che dalla Quirciola penso come tutti ci si aspettava di più. Come voto gli do un 4. Meno di 4 non va. Non dà, la gente non sa, poi per il prossimo anno se... No, perché non ha, penso che non abbia senso. Non ha senso dare 1-0. Vabbè, il 3 magari. Guarda, noi siamo stati più cattivi. Noi siamo stati molto più cattivi. Samo ha fatto il suo palio, quindi 7. San Pierino è difficile da valutare perché sai, la corsa è andata fuori in batteria alla caduta. Io non ho premetto, non ho visto la batteria, quindi non ti posso dire la box. Io però penso che non sia giudicabile senza voto. Dire a caso. E Sant'Andrea. Sant'Andrea, qui mi tocchi su un tasto dolente, 4. Oh, questo è un voto forte. Spiegaci anche il motivo. Il motivo perché... perché ci sono io. No, ci mancherebbe. Perché penso che potesse fare molto, 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 molto di più di quello. Secondo te è una vittoria buttata via? Quella sì. Da... Assolutamente sì. Scusa. No, ci mancherebbe. Sono più contento, glielo dico. Assolutamente sì. Cioè un 4 più rivolto verso il Chessa secondo te o verso Sant'Andrea? Il Chessa. Verso il Chessa, quindi sì. Ecco, non verso. Ma secondo me ha buttato via un palio quasi vinto. Quasi vinto. Che poteva benissimo vincere senza nessun problema. Certo. Nicola, siamo con te. Pugno nuovo. Ma io direi, come ho detto prima, le scuse in batteria, un'insufficienza piena, senza stare di 4, 5, 3. Bene o male, ripeto, tranne San Pierino, che probabilmente ha ucciso di più la sfortuna, uscire in batteria, a maggior ragione, magari con cavalli come Moresu, non può che dare un voto negativo, poi bisogna vedere tutte le varie circostanze, ma sicuramente insufficienti. Quindi includo Borgonovo, Quirciola e... Allora, non te le sto nemmeno a chiedere perché tanto hai detto è un'insufficienza piena. Sì. Botteghe ci dobbiamo attenere a quello che dice Cavazzi, perché il giudizio non può che dipendere da quello che ha detto, quindi do un 6 più politico sulla fiducia di Cavazzi. Capiano? Cappiano decisamente sufficiente, per il cavallo che aveva, secondo me il rapporto al cavallo, risultato un 6,5 abbondante, ha trovato la mossa in batteria nell'unico modo forse per poter andare in finale, anche magari pregiudicando il palio a qualcun altro, ha rischiato anche di pregiudicarlo a noi, però quando come si dice mors tua vita mea, forse era l'unico modo per andare in finale. In finale poi si è un po' perso, ma aveva preso anche la mossa discretamente. Un palio positivo sicuramente.
Massarella. Massarella, è difficile dare un voto a Massarella. Io parto dal presupposto che come quando una contrada vince gli dai 10, quando una contrada è purgata non può avere, secondo me, la sufficienza. Pur avendo fatto un palio molto buono in rapporto al cavallo che aveva, quindi già essere in finale e giocarsi in un certo modo è un qualcosa di positivo. Però, ripeto, chi vince ha sempre ragione, chi è purgato per vari motivi non può avere ragione, per cui è insufficiente. Samo molto bene, anche vedendolo dal nostro punto di vista strettamente personale di Quarta Biennale, diciamo, un palio positivo da sette abbondante, a parte tutto si è giocato la sua posizione mantenendola, sicuramente un giro controllando anche l'eventuale rinvenuta di Raimonda amplifica dal mio punto di vista la prestazione da senior. San Pirino senza è sicuro. Sant'Andrea secondo me è un palio positivo, perché difficile entrare nel merito, poteva fare di più, poteva fare meno. Chiesa ha fatto un ottimo palio, una gestione dei cani più perfetta, è uscito secondo dalla rincorsa, non è mai facile. In batteria è andato molto bene, ha controllato, ha fatto in modo anche probabilmente di escludere la Ferruzza dalla finale. E in finale si è giocato il palio. Gli do un 7 abbondante, perché comunque secondo me il palio non è solo una corsa di cavalli, è un qualcosa di politico, ripeto questo termine. E è vero, può aver perso un palio che poteva vincere, ma può anche aver seminato qualcosa per il futuro. Torre? Torre, come ho già detto, 10 assoluto, ma non così tanto per darlo, perché lo merita veramente, perché ha saputo cogliere le situazioni a partire dalla monta, a partire da tutto quello che si è verificato fra canapi, ha colto le varie situazioni e si è messa nelle condizioni di essere la contrada favorita in finale, cosa che la Torre non era mai stata, pur avendo cavalli importanti, e ritagliarsi questo spazio capendo quello come volgeva la situazione in finale, in cui c'erano alcune contrade che, dovendo pregiudicare il pari ad altri, potevano favorire la Torre per non far vincere qualcun altro. Roberto Campiano. Allora, io essendo l'unico capitano qui stasera non mi permetto di dare giudizi ai miei colleghi. Se volete vi do solo il voto a mano che tu mi rammenti le contrade, però non voglio esprimere giudizi su quello che hanno fatto. Tratto. Quindi il voto di Campiano. Voto di Campiano 6. Ferruzza? Ferruzza 5. Massarella? Massarella 5. Porta Bernarda? Porta Bernarda 7. Porta Raimonda? Porta Raimonda 6. Querciola? E Querciola... La Querciola è difficile 5. Essere buoni. Samo? Pensiamo il Rei 8. San Pierino? San Pierino non pervenuto. Sant'Andrea? Sant'Andrea gli si dà 8. E Torre? Torre 10. Proseguiamo con Alberto. Anche per te Campiano. Campiano io do un bel 9 a Dino Fess. Perché ha dimostrato, sembrava fosse un fantino che non avesse più niente da dire, ha dimostrato questi due anni di essere un grandissimo fantino. E poi do un bel set alla contrada che ha saputo attenersi al cavallo che gli era toccato. Non ci sdoppiare giudizi perché sennò una finale, non più no, ci tenevo a darglielo a parte la vittoria a Legnano perché è veramente un serio professionista. E Ferruzza? Ferruzza, come ho detto, per me è stata una delusione, gli do 4,5. Poteva fare di molto di più. Massarella, io gli do un 6 a Massarella, perché ha creduto nella potenzialità della propria contrada e del proprio fantino. Sbagliando, però io gli do un 6. Benedetta, ringrazio. Sì, infatti, grazie. Porta Bernarda. Porta Bernarda gli do un 9, perché ha saputo ribaltare un palio che sembrava averla messa molto in difficoltà. Porta Raimonda. Porta Raimonda do 5. Perché secondo me aveva le possibilità di vincere,
e non politicamente non ha sfruttato quello che aveva in mano. Quercciola sì, ottenga quell'altro, cioè voto è basso, io do tre perché il primo tre perché secondo me un buon Fantino, perché Andrea Mari, ragazzi, signor Fantino. È un signor Fantino, un cavallo che era in netta crescita, non ha fatto niente. Poi la situazione, come ho detto prima, non lo sfortuna, una situazione ma un po' penalizzato, però tre cavallo è andato. Samu gli do un 6,5, perché secondo me con qualche chilo in meno forse sarebbe arrivato un po' più avanti. Samperino, come hanno detto tutti, non è giudicabile, però diamogli un 5, perché un pochino più di attenzione bisognerebbe farla fra cani. Quindi sei l'unico che però ha dato il mio valutazione. Perché secondo me è un cavallo che si poteva giocare il palio, quindi un po' più svegli fra canapi. Sant'Andrea è un... Non so che voto dargli, perché secondo me dopo che aveva fatto tutto ciò che poteva fare per vincere, quindi far scornare quegli altri, proprio scornare quegli altri fra canapi, ritardando la mossa, allontanandosi, snervando i Fantini, non ha avuto quel, come si dice, il non ha fatto finale. Quello scalino che le permetteva di fare cappotto, o non ha voluto o non ha potuto. Io ancora lo devo, oddio, vi giuro, sempre da rivedere il palio, però vedendolo così mi rimane il dubbio. Torre 11. E come fai? Cioè, cavallo, la tratta ci ho tirato 40 eresie perché mi garba. Ci ho tirato 40 eresie, c'era una mamma con tappare l'orecchio alla bambina. Fantino che è informissima, e come si è detto fino ad ora, battersi su cavalli è difficile. Non sbaglia quasi mai. E poi un buon piano politico, un buon piano di partiti, fatto bene, 11. Di meglio si poteva fare. Concludiamo con Giuseppe. Beppe della Torre. Borgonovo 4, perché ci aspettavamo tutti di più dal binomio Salasso-Pasterra, un cavallo accreditatissimo. Salasso quando è in giornata è veramente forte, ma mortalmente in giornata, domenica non lo era. Non era giornata. Non era giornata. Botteghe. Botteghe 6, perché la giustificazione che ci hanno dato dalla stalla è attendibile. Però Plutarco, insomma, era un cavallo che tutti avrebbero voluto. Cappiano 6,5, perché Cappiano ha portato un cavallo in finale che non era accreditato, non era un cavallo che avrebbero voluto in tanti. La gestione di tutto il palio è stata veramente buona da parte di Capitan Catastini, perché tra l'altro ci ha fatto anche la sorpresa del cambio di monta e quindi ha dato quel brio in più a tutto il palio, e poi la finale se l'è conquistata e è stato fuori da... La Ferruzza, appunto, arriviamo a Ferruzza. Ferruzza 4, perché con un cavallo così, montare Gingillo sembrava quasi voler conquistare in tutti i modi la finale per magari non avere recriminazioni poi in contrada, però non è stato quello che si aspettavano, secondo me. Bernarda 8, perché il palio, come dicevo prima, fuori onda è fatto di cercare di vincere, ma anche cercare di non far vincere la nemica, e ci sono riusciti in maniera emblematica. Raimonda, prima non l'ho messa fra le delusioni, ma gli devo dare un voto basso, 3, perché ha dimostrato di non avere tanto peso specifico fra i canapi, perché non è stata praticamente rispettata da nessuno, quindi forse c'è qualcosa che a livello politico deve essere rivisto. Quercciola 4, perché forse la gestione della corsa non è stata all'altezza del cavallo che avevano, quindi la scelta di Mari su un misterioso, anche perché Mari viene da qualche palio veramente deludente a Fucecchio. Quindi. Samo 6,5, perché ha fatto la sua corsa. Tittia sembra che sia andato volentieri a montare Qui Pro Quo, che sembrava un cavallo giovane, forse inesperto, e qualche titubanza sulle due
corse, batterie finale ce l'avevamo, infatti si è dimostrato così, però in finale ha fatto comunque il suo. Certo. Santerino? Santerino non valutabile perché non ha mai galoppato il cavallo, è cascato dopo 10 metri. Concludiamo con Sant'Andrea? Sant'Andrea 8 perché ci ha fatto penare fino in fondo, ci ha fatto veramente paura. E poi vai. Però poi insomma, l'abbiamo spuntata noi, fra l'altro che essa secondo me ha gestito benissimo la mossa perché è stato là buono buono quando fra i canapi succedeva quello che avete visto. Ci sono dei commenti da parte di tutto il resto del tavolo su questa. Sicuramente la mossa buona l'abbiamo presa noi più di questa perché siamo partiti avanti, quindi questo ha dimostrato la finale. Certo. Perfetto, andiamo avanti e adesso sentiamo le parole del mossiere Renato Bircolotti, quello che ci ha detto durante una nostra telefonata. Buonasera Renato. Buonasera a tutti. Ciao, allora intanto ecco, ti faccio i complimenti perché comunque la tua prestazione sia di ieri a Legnano che di Fucecchio, nonché ci ne fosse bisogno, ha dimostrato ancora una volta la tua serietà. E niente, ti parto chiedendoti le tue impressioni sulla finale di Fucecchio, una finale molto diversa rispetto a quella dello scorso anno, molto più lenta, più laboriosa. Beh sì, questo qui sicuramente Amedeo è stata una finale totalmente differente da quella dell'anno scorso. Purtroppo le mosse, come io sempre ho sostenuto, non hanno tempo. Le mosse che possono sembrare difficili possono essere quelle più facili, le mosse più facili possono essere quelle difficili. Beh, quest'anno, sinceramente, vedendo un po' le contrarie che erano andate in finale, sicuramente si presentava una mossa della finale non semplice, e quello poi è stato. Sì, ma penso ecco forse anche il bello del palio, comunque, chi conosce il palio e chi lo ama, credo che comunque sia giusto ecco, anche accogliere e vedere una mossa lunga diciamo in una cosa positiva, perché comunque credo che sia ecco, non una regola del palio, ma comunque una cosa che è nel palio una mossa lunga, non so come la pensi te. Ma sicuramente, perché una volta mi ricordo che io quando ero più piccolo ti guardavamo il palio di Siena, in questo caso qui, le mosse, il palio bello era quello dove accadevano fatti alla mossa, perché era il momento più bello, il momento più emozionante. Poi naturalmente caduto il canapo c'è la corsa e la corsa ha la sua storia. Sì. Adesso siamo arrivati a un punto che forse la gente vorrebbe le mosse lampo, però allo stesso tempo poi ti viene chiesto, però non c'è stato lo spettacolo, troppo veloci, l'anno scorso troppo veloci. Io vorrei domandare alla gente tante volte, ma cosa volete? Perché li farei salire di sopra, li farei rendere conto cosa vuol dire stare di sopra, governando 8 teste che pensano ognuno per conto suo, mentre tu devi, diciamo, tutelare tutti, che è una cosa ben differente. Mi trovi pienamente d'accordo. Ecco, l'anno scorso, cioè comunque 2 anni fa a questo punto, un anno fa, ci fu la prima batteria che fu molto laboriosa, non so se ricordi, che durò più o meno un'ora, dove te optasti per il cambio di busta dopo circa 40 minuti, quando ci si era accorti che comunque era quasi impossibile partire. Ecco, volevo chiederti se anche quest'anno comunque ci hai pensato, oppure se secondo te era inopportuno perché non risolveva le problematiche che si erano create. Beh, Amedeo, ti dico la verità. Dunque, io da come si sono svolti i fatti dentro la mossa, sinceramente pensavo che forse poteva essere una mossa anche semplice, se comunque sia le nemiche avessero, si fossero cercati, si fossero danneggiati, ma non pensavo che sfociasse subito in un parapiglia che è stato immediatamente frustato, quindi dover buttare giù. Il mio lavoro era quello di cercare di tenerli dentro il minor tempo possibile e nel migliore dei modi, senza poi penalizzare gli altri. Dopo che abbiamo fatto, perché poi in definitiva abbiamo fatto una mossa falsa e una mossa buona, il resto erano forzature, di farli cascare. Purtroppo 2 volte sono andati giù sopra il collo del cavallo, sia Alessio Migheli, quindi Massarella, che Walter Pusceddu, sia la Torre che Walter Pusceddu. A un certo punto ho pensato anche che mi sono, diciamo così, come dicono tanti, perché sono un perfezionista, no, non sono un perfezionista, io sono una persona che vuol far riuscire tutti alle stesse condizioni. In quel caso lì sono le 2 contrarie che hanno creato i problemi tutta la sera. Se io cambio una busta, può darsi che quei 5 poveri disgraziati, chiamiamoli così fra parentesi per fare una battuta, che hanno atteso di partire per il palio per un'ora, se stanchi, stressati, però loro hanno atteso di fare il proprio palio, gli cambio la busta e chissà se le 2 che mi hanno creato problemi vanno in una posizione che sicuramente gli porterà più fortuna, e sciupare il palio a 5, diciamo, a 6,
persone per due non l'avrei mai fatto. Mi sarei fatto criticare come normalmente faccio dalla gente che poi forse, non lo so, se conosce il paio, se non lo conosce si guarda solo campanilisticamente la propria contrada. Esatto. Però per i cinque ragazzi in fondo non l'avrei mai cambiata, perché loro si meritavano di correre il paio. Questo è come la vedo io. Sono pienamente d'accordo. Ecco, volevo infatti soffermarmi sul punto che comunque te hai sempre detto, anche quando abbiamo parlato precedentemente, che diciamo, visto il lavoro che compie una contrada in un anno, visto la fatica, preferisci comunque non lasciare nessuno al canape e dar modo a tutti di poter correre il proprio paio. Questo, diciamo, per me comunque io lo trovo, ecco, forse il tuo, veramente il tuo punto di forza, è quello per cui ti apprezza la maggior parte comunque dei contradaioli, però è anche forse quello che ti fa muovere un pochino le piccole critiche, perché si aumenta un gocciolino il tempo di mossa, visto che c'è stata anche una mossa falsa dove, magari, se non mi sbaglio, la Raimondo era rimasta lì. Ecco, te continui comunque su questa linea, è una linea che ti hai preso anni fa comunque e, diciamo, porterai avanti. Ma io dopo veramente, come ieri ad esempio, non per 10 anni di Legnano, io dico sempre che ho sempre lavorato per loro, e se trovo la collaborazione do, sicuramente sono il primo a dare una mano e anche andare sotto critica, perché delle volte la critica può essere anche costruttiva. Non sopporto i discorsi assurdi o le critiche sterili che non servono a niente. Ho sentito nella trasmissione alcuni commenti che secondo me vengono fuori da persone che magari non erano nemmeno più in finale tutte, e non hanno senso. La critica la può fare chi vive in quel momento la situazione e quindi ti può criticare, ma sentir dire o vedere, sentirmi dire devi sganciare, devi fare, io sono sempre pronto a fare queste cose naturalmente, però non sempre ci posso arrivare. Quindi vedere inveire persone che poi hanno fatto il proprio palio e hanno corso, in definitiva in situazioni magari differenti dalla tranquillità e dalla naturalezza che potrebbe essere una mossa dopo un quarto d'ora, però la mossa è questa. Certo. Cioè, io capisco che ogni contrada si arrabbia, si stanca, ma come lei ce ne sono altre 7, altre 8. Certo, il palio comunque è questo. Certo, lasciare una contrada lì, se noi avessimo fatto 4, 5, 6 partenze false, entrando la rincorsa e le condizioni non c'erano, avrei sicuramente cambiato la busta. Sì, ma sì, le condizioni sì, che vedevo, che erano solo due che creavano i problemi, e quindi gli altri, come ho detto prima, non per ripetermi, volevano correre il palio. No, Renato si prende tutte le critiche del mondo e non tornerà nel posto dove era, in questo caso Fucecchio o Legnano, Asti che sia, però Renato va a casa, che con una partenza falsa e una partenza buona sono partiti tutti. Sì, e ho dato la possibilità anche a coloro che forse un altro mossiere avrebbe lasciato al canapo. Renato non è fatto così, perché Renato li vuole vedere uscire tutti. E è una mia tara, diciamo così, però fino ad oggi, dopo 11 anni di Asti, 10 anni di Legnano e 7 anni di Fucecchio, si guarda il palio in una certa maniera. Ecco, bah, se questa è una tara, sono contento di averla. Ecco, infatti, magari è proprio, diciamo, un pregio e non un... Quello che volevo chiederti anche è che comunque abbiamo visto anche ieri, mentre te eri comunque a Legnano, si è svolto il palio di Ferrara, dove la mossa, se si va a vedere la tempistica, non so se ha battuto Fucecchio, ma più o meno comunque siamo andati oltre. Ma secondo te, Renato, non è un fatto che invece comunque di inveire contro i mossieri, come è capitato purtroppo anche ieri a Ferrara e a Fucecchio, non è forse il contradaiolo che comunque deve iniziare a capire il palio, e il palio proprio che deve crescere in tal senso, nel senso che bisogna comunque iniziare a capire che le mosse lunghe sono... fanno parte del palio, ecco, forse è proprio quello il punto, secondo me. Amedeo, beh, io dico sempre questo, e è una mia idea e me la sono, nel tempo l'ho maturata e forse l'ho ancora più, diciamo, cresciuta come mia convinzione. Il palio vero, dove si vede quello che si vedeva a Siena 20 anni fa, lo si vede oggi nei pagli di Asti, Legnano, Fucecchio, Ferrara. Allora, una volta era il palio bello, quello di Siena, perché viveva queste situazioni sì, sì, impensabili, difficili, la mossa che si allunga, la mossa che non si allunga. Era più una battaglia oggi, comunque, oggi, era più lottato. Certo, oggi la gente si stanca, proprio in virtù del fatto di cosa ho detto all'inizio, dico non si sa più cosa vogliono. Cioè, vedere un palio come Siena, dove l'anno scorso una nemica dentro e una nemica fuori si entra dopo 7 minuti, beh, sono pagli, diciamo, studiati a tavolino. Il bello del palio è quello, la fatica, è bello, poi c'è il palio velocissimo e il palio lungo, però i pagli veri, i combattimenti tra nemiche,
Siena, quant'è che non si vede quello che accade a Bucetti o fra Ragonde e Bernarda, o che può accadere fra Ferruzzi e Cappiano? Sì, sì, mi sembra. Allora, se si vuole criticare, se si vuole criticare il bello della manifestazione, perché un Raimondino e un Bernardino, non so se si dirà così, sì, perché sì, non sì. lo so, volevo dire, sono in sfida tutto l'anno, poi arriviamo al palio perché ci sono delle regole ben precise, non fate più niente e tutto, a quel punto lì è finito il palio, non sa più di niente. Mi allora accettiamo anche queste situazioni, dove bene, il mostiere ha sbagliato, non è stata all'altezza, si cambia, non è un problema, i mostieri non ce ne sono tanti, però volevo dire si cambia, però il bello del palio è questo, ci si stanca davanti a una partita estenuante, però alla fine è una bella partita, una partita che finisce 0-0 lineare, dove tutti giocano e si coprono rispetto all'avversario, è una partita che non ti dice niente. Allora veramente, ma cosa si vuole? Comunque penso che la bellezza del palio forse sia proprio l'attesa, comunque il fatto di aspettare la corsa, di aspettare la mossa, sia proprio quello che dà il brivido al contradaiolo e che fa bello secondo me il palio, Renato. Ecco, io sono d'accordissimo. Poi ne vince uno purtroppo, però secondo me il mio risultato, che va verso le critiche del pubblico, dei capitani, di quello che possa essere, è quello che alla fine, alla meglio peggio, siete partiti tutti. E in palio non si può pensare di vincere solo chi è in testa, perché purtroppo accadono tantissime cose. Guardate che con un mossiere ti avrebbe lasciato lì, perché avevi rotto le scatole, benissimo che il palio non avessi corso, ma se ti cascano davanti e sei il quinto, potresti anche vincere. È sempre vinto. E questo è questo che se lo ricordino tutti. Sono d'accordo. Questa è la mia idea. Io sono d'accordissimo con te. Renato, ti saluto rinnovando i complimenti e spero di vederti ancora a lungo a gestire la mossa di Fucecchio. Bene, tutto questo qui. Speriamo che sia un augurio buono, quindi grazie a voi e grazie a Fucecchio comunque. Grazie a te Renato, a presto. Ciao. Ecco, se n'è andato Nicola Montanelli, che ci ha lasciato la cena perché comunque aveva preso degli impegni in contrada a cui non ha potuto rinunciare. Continuiamo dopo aver sentito le parole di Renato Bircolotti. Tommaso, te come giudichi l'operato di Renato? Allora, secondo me, vabbè, le batterie bene, insomma, non ci sono stati grossi problemi in generale, insomma, a parte la caduta che ha avuto Fantino. Però sulla finale, secondo me, all'inizio era, cioè, diciamo, quando all'inizio c'è stato gli scherzi tra Bernarda e Raimonda, no, è stato un pochino troppo permissivo, cioè, troppo almeno, buono. Secondo me doveva essere un pochino più di polso, anche perché bene o male è andata un po' troppo per le lunghe e chi ci ha guadagnato alla fine è stata principalmente Sant'Andrea, insomma, secondo me. E un'ora e mezzo di mossa, un'ora e 45 minuti mi sembra durata, mi sembra un po' eccessiva. Però insomma le partenze false erano false, quella buona era buona. Secondo me doveva avere un pochino più di polso, cosa che di solito ha un po' di più Renato. Perfetto, ecco Roberto, te invece che ne pensi dell'operato, sia nelle batterie che nella finale? Qualcuno ha detto di una mossa giovane, quella della seconda batteria, dove ti ha visto te di rincorsa, che abbia sganciato un gocciolino prima, c'è stato qualche voce, non so se... Sì, a essere Pignoli forse sì. Sì. Sì, ma insomma io sono un grande estimatore di Renato e poi nella qualità del ruolo che ricopro come capitano non voglio dare giudizi diciamo all'arbitro il palio per me è positivo e mi sembra che bene o male metti tutti in condizione di partire per bene, poi in mezzo tempo di galoppo più o meno non incide nulla. E vedo che riesce bene o male a mettere le contrade, a contentarle tutte e farle partire. Io da quando lo conosco non l'ho mai visto rimanere una contrada lì e ritengo che sia l'unico mossiere che secondo me anche nei prossimi anni è bene che venga qui a Fucecchio. Sono pienamente d'accordo. Alberto, che impressione ti ha fatto? Con Renato si parte tutti. Però secondo me doveva avere un po' più polso in finale. Uno, perché c'è un paletto e oltre la rincorsa non può andare dopo che è invitata ad entrare. E questo è sbagliato. Ha preso ancora il chiamo, se non sbaglio, Sant'Andrea. Sì, ma quando? Poco prima che partisse. E forse io mossiere, poi io sono Alberto Cavazzo, sono nato piccolo, se no ero sul Verrocchio. Io avrei anche minacciato la seconda busta. Ecco, infatti questa della seconda busta... Avrei minacciato, perché se gli dici, guarda, oh, che c'è un'altra busta, sì, e deve entrare. Molto probabilmente, escluso i giochi di palio, forse
il Chies sarebbe entrato, nonostante che fa parte del gioco, Forse certo. Stava quello che gli è mancato. Sì, sì, forse un po' di polso. Bravo, perché la mossa. No, più che polso, forse proprio la minaccia della seconda pista. Sì, un po' di minaccia. Bravo, perché fa partire la finale a quel modo lì. Non era con facile. Con Bernardo e Raimonda che facevano il cross country fra i canapi, mancava due barili, se era a posto. Bravo, perché le qualità di Renato non si mettono in dubbio. Le due batterie direi perfette. Ineccepibile. Perfette. Tanto si sa, te l'ho detto prima, con Renato si parte. È mancato forse un po' di minaccia, uso la maestra, se non ci vai ti picchio. Quel discorso lì. Che secondo me poteva scorciare un po' tempo di mossa, però si ritorna lì e palio, ragazzi. Sono d'accordo. È difficile comunque criticare, ecco, Renato. No. Dopo anche diversi anni comunque che l'abbiamo, non ci ha mai creato situazioni. No, assolutamente. Anche perché forse quando non c'era Vircolotti si è visto di peggio. Si è visto di peggio, uso no. Portare un male a Cancianella. Bisogna essere, secondo me, orgogliosi Assolutamente sì. Giuseppe? Beh, sicuramente avvantaggiato nelle due batterie dall'estrazione, dal sorteggio, perché non avevamo rivali né nella prima né nella seconda, quindi sono andate via lisce come l'olio. Nella finale forse è condivisibile se qualcuno lo critica perché ha avuto poco polso per gestire quello che stava accadendo fra Bernard e Raimonda, però di contro secondo me è stato perfetto perché non ha danneggiato nessuno di quelle contrade che erano lì a aspettare di prendere la mossa giusta. Noi eravamo sicurissimi perché Walter è un partente che se avesse dato la mossa giusta l'avremmo presa buona, e quindi ha fatto anche lui il nostro gioco perché ha dato la mossa perfetta. E infine Benedetta. Io penso di io condivido più o meno quello che hanno detto tutti. Ovviamente in finale poteva fare meglio, ecco. Vabbè, perfetto. Adesso come lo scorso anno sia io che Luca ci siamo comunque un po' gettati più da contradaioli che da conduttori del TG Palio, Luca, nel fare le nostre pagelle, quello che noi abbiamo visto, abbiamo cercato di essere il più possibile, diciamo, non di parte, come lo abbiamo cercato di esserlo in tutto l'anno, nonostante anche noi abbiamo le nostre contrade, e abbiamo buttato giù comunque le nostre valutazioni, Luca, su come è andato questo palio, chi è riuscito comunque ad avere la meglio e chi comunque poteva fare qualcosa di più. Ecco, prima di andare a leggere rinnoviamo i complimenti alla contradatore e a tutta la dirigenza per la splendida vittoria. Borgonovo, Alberto Riccieri su Pasteur, voto 3. Hanno il miglior cavallo del lotto, un fantino che non si guarda mai indietro. Possono sfruttare la posizione di rincorsa. Risultato, fuori in batteria, terza consecutiva. Il cavallo ha sempre dimostrato di esserci perché galoppava il doppio degli altri, ma non si capiscono i motivi di questa eliminazione. La situazione in contrada non aiuta, ma con Pasteur la finale era d'obbligo. Spreconi. Botteghe, Sebastiano Murtas su Plutarco de Monorba, voto 5. Buon cavallo, certo non come quello dell'avversaria, ma con le strategie paresche a loro favore. Ci credono, si parla finalmente dell'arrivo di Bruschelli, poi la prima prova salta e la seconda c'è Murtas. Buona la loro batteria, nella seconda l'avversaria si suicida. Le strategie sembrano ancora fatte tutte per loro. In finale però il cavallo soffre la mossa lunga. Il fantino paga l'inesperienza ed il palio piano piano passa in mano ad altri, deludenti. Cappiano, Dino Pesce su Norogino, voto 6,5. Il palio per loro sembra finito il mercoledì sera. Piano piano però cominciano a credere nel cavallo e provano con Bartoletti. Non convinti della sua prestazione si affidano a Dino Pesce. Hanno la fortuna di essere nella batteria più semplice. Arrancano ma riescono comunque ad accedere alla finale anche grazie ad errori di altri. In finale poi è un'altra storia, si sapeva che sarebbero contati poco, ma nonostante questo fanno il primo giro dietro a Torre Sant'Andrea. Sorprendenti. Ferruzza, Giuseppe Zebbe su Moresu, voto 4. Il mercoledì dopo l'assegnazione dei cavalli non sono certo contenti, anche se il cavallo su una corsa secca ha sempre dimostrato di andare più che bene, anzi, benissimo. Poi arriva finalmente il fantino che hanno aspettato per 2 anni, Gingillo, nonostante prova andarsi a nascondere altrove, e gli animi si accendono. Lui è il fantino che giostra al meglio le strategie per Fucecchi. In batteria non hanno nemmeno l'avversario, ma nonostante questo non riescono, tra lo stupore di tutti, ad accedere ad una finale che sicuramente era alla loro portata. Nonni.
Massarella, Alessio Micheli su Oscar Saulo, voto 4,5. Una bellissima batteria in rimonta con cavalli sicuramente più forti. Ringraziare Ferruzzo e Borgonovo. In finale Micheli difende a tutti i costi la prima posizione al canape, battagliando anche con Porta Raimonda. Fin qui tutto perfetto, ma il cavallo dimostra di non essere d'appale. Nonostante questo, la loro strategia non cambia. Fanno la loro corsa senza guardare la torre ed arriva la prima vittoria dell'avversario. Purgati. Porta Bernarda, Silvano Mulas su Orafo, voto 6,5. Con Orafo si poteva aspirare solo alla finale, che arriva solo per merito di disgrazie altrui. Ad obiettivo centrato, le strategie si spostano sul non far vincere l'avversario. Mulas in versione killer, solo dopo aver preso un calcio dal cavallo della Raimonda, fa sentire la frusta diverse volte al Caria, che subito perde la testa. La mossa diventa quasi interminabile, creando caos tra i canapi e portando allo sfinimento anche altri cavalli. Tutto sarebbe stato perfetto, ma alla fine Mulas rimane lì e si fa scappare la Raimonda. Leoni. Porta Raimonda, Francesco Caria su Notti Frimme Smai, voto 5,5. Già dalla prova sembra che vogliano risparmiare il cavallo per non stancarlo troppo. La batteria però è complicata e si devono giocare l'accesso alla finale fino all'arrivo. In finale si ritrovano soli, senza amici, nonostante la miriade di soldi spesi. L'avversaria li bracca, Carria le prova tutte. Cerca il primo posto al canape e Massarella li butta per terra. Cerca di partire altissimo, ma Sant'Andrea rifiuta di entrare, tant'è che la Bernarda, accortasi della difficoltà del fantino giallo-blu, nemmeno lo guarda più. Quando va giù il canape riescono a partire, ma il palio ormai ha preso un'altra strada. Isolati. Perciola, Andrea Mari su Misterioso, voto 3. Riportano in contrada colui che avevano promesso anni fa che non ci avrebbe più messo piede. L'unico modo per accontentare il popolo è vincere. Invece, altra eliminazione in batteria e Mari di nuovo a Fucecchi a far da comparsa, riuscendo ad essere l'unico fantino a non essere andato in finale con Misterioso. L'ira dei contradaioli è comprensibile, specialmente quando a peggiorare la giornata ci si mette Chessa, che il loro ex fantino fa una corsa straordinaria in Sant'Andrea partendo proprio di rincorsa. Incomprensibili. Samo, Giovanni Aziani su Qui Pro Quo, voto 7. Palio più che dignitoso per questa contrada, che su un cavallo giovane ma allo stesso momento potente come Qui Pro Quo monta Aziani. Anche grazie al cavallo nettamente inferiore toccato in sorte a Cappiano. Batteria condotta egregiamente, in finale su un cavallo già penalizzato dall'età soffre anche un po' la mossa lunga. Più di così non si può, più che sufficienti. San Pierino, Virginio Zede su Melantò de Genta, senza voto. Fortunati il mercoledì sera quando gli viene assegnato Melantò per la seconda volta e subito ricreano l'accoppiata vittoriosa nel 2010. Il 2013 però va diversamente, con l'abbassamento dei canapi rimangono intruppati tra Cappiano e Bernarda, con Querciola dietro, Virginio Zed cade e il palio finisce dopo 5 metri. Ingiudicabili. Sant'Andrea, Andrea Chessa su Tavel Puntador, voto 8. Avevano dimostrato già a novembre di non dover rendere favori a nessuno, abbandonando la giostra Gingillo e nominando fantino di contrada Andrea Chessa per non sottomettersi a strategie altrui. Lo stesso si è visto per il palio. Gingillo chiama di nuovo ma Sant'Andrea rifiuta, puntando dritti al cappotto, non ad una passeggiata di salute. In finale non accettano il gioco di Porta Raimonda, di farli entrare in mezzo a loro e Bernarda. Sono di rincorsa e vogliono sfruttare questa opportunità come nel 2009, cercando di sfiancare i cavalli tra i canapi. Fanno due giri tutti all'esterno, appaiati alla torre. Se il cavallo non fosse inciampato all'ultima curva, chissà. Sfortunati. E infine i vincitori. Torre, Walter Pusceddu su Ninos, voto 10. La prima volta per entrambi. A gennaio si sono conosciuti ed insieme si sono dati stimoli l'un con l'altro. Walter si presenta in un'annata fantastica. In provincia dimostra di essere il più in forma. Parte sempre davanti con tutti i cavalli. Difficilmente sbaglia. Il mercoledì sera la fortuna bacia ancora una volta la torre e gli assegna Ninos, un cavallo allenato proprio da Walter Pusceddu, l'accoppiata più affiatata del palio 2013. Non si inventano niente ed i giochi sono fatti. Fortunati. Bene, siamo giunti al termine di questo nostro lungo viaggio iniziato a novembre con le interviste alle contrade e ai fantini. Innanzitutto salutiamo gli ospiti di stasera, Tommaso Cei, il nostro opinionista, Benedetta Boncristiani, Roberto Zucchi, Alberto Cavazzi e il vittorioso Giuseppe Gentile, oltre a Nicola Montanelli che ci ha abbandonato poco fa. Un saluto va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato alle nostre puntate del TG Palio.
Li mandiamo in ordine sparso: Emanuele Fefè, Luca Pasquinelli, Lorenzo Malvolti, Federico Donnini, David Faraoni, Lorenzo Costantini, Luca Bologni, Costanzo Santonastasi, Daniele Cristiano, Andrea Pellegrini, Stefano Bertoncini, Lorenzo Taddei, Moreno Bozzi, Gianluca Nencioni, Francesco Scarzelli, Simone Baronti, Piero Boldrini, Claudio Cecconi e Barbara Toti. Gli staff palio delle 12 contrade che si sono prestati, Luca, alle nostre interviste durante l'inverno, e infine i fantini che abbiamo intervistato nelle proprie scuderie: Massimo Donatini, Alessandro Colombati, Antonio Siri, Elias Mannucci, Walter Pusceddu, Francesco Caria, Dino Pes, Luca Minisini, Salvatore Ladu, Andrea Chessa, Adrian Topalli, Andrea Coghe, Angelo De Pau, Massimo Coghe, Silvano Mulas, Silvano Vini ed il grande Andrea De Cordes, detto Aceto. I ringraziamenti particolari ovviamente vanno ai nostri sponsor che hanno reso possibile la realizzazione di questa stupenda trasmissione, e immancabilmente vanno i ringraziamenti anche allo staff di 0571foto.com, Alessio Rosati, gestore del sito, Giancarlo Vettorato, tecnico e regista della nostra trasmissione, ed Alfredo Sabatini, il nostro produttore. Rinnoviamo anche i ringraziamenti per questa splendida serata al Barfiore, che ci ha ospitato e ci ha organizzato questa splendida cena. Noi conduttori speriamo di essere stati di vostro gradimento e di essere stati il più super partes possibile, nonostante anche noi siamo contro la Ioli, che quando si parla di palio non è certamente facile. E noi vi diamo appuntamento alla prossima stagione, al palio 2014, e grazie per averci seguito. Santa Andrea, il quarto palio.